Cari amici, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di canne per la pesca a spinning. In tanti sul canale e sui social di Planet Spin chiedono sempre delle informazioni in merito sia alle prime canne da poter acquistare per iniziare il percorso in questa tecnica di pesca, ma anche per coloro che sono già più pratici c'è sempre, ecco, la voglia di migliorarsi, e quindi si chiede solitamente un consiglio in merito alle attrezzature da usare nelle nostre battute di pesca, e che molte volte vedete che io utilizzo nelle mie sessioni, per cui oggi parliamo di questo argomento che è molto complesso. Infatti ci facciamo aiutare da alcune slide che ho realizzato per semplificare la comprensione dell'argomento di cui trattiamo oggi, e questo video di oggi è un video light, un concentrato di tante informazioni che trovate maggiormente spiegate nel videocorso che trovate attualmente disponibile solo per gli abbonati al canale. Tuttavia seguiamo le indicazioni e i riferimenti che sono state anche inserite nel nostro manuale, nella guida per quanto riguarda la pesca spinning in mare, che trovate sia in formato cartaceo che ebook disponibile sullo shop Amazon. L'acquisto di questo manuale è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Ora ci guardiamo la sigla e poi partiamo insieme. Andiamo! Quali sono le caratteristiche da considerare in fase di acquisto o nella scelta, nella valutazione di un attrezzo ideale per le nostre battute di pesca, per i predatori e per gli spot che noi frequentiamo? Queste indicazioni le ho racchiuse in questo schema che andiamo a vedere insieme. Le caratteristiche fondamentali da considerare per una canna per le nostre specifiche esigenze sono principalmente 6 i punti da considerare, e nel dettaglio oggi parleremo della lunghezza, della potenza, dell'azione, del line, dei materiali e del costo. A questi 6 punti principali se ne affiancano altri come il peso, la sensibilità, la tipologia di canna monopezzo, multisezione o offset. Però poi, addentrandoci nell'argomento, capiremo che questi 3 ultimi punti che vi ho citato sono inclusi in altri argomenti che tratteremo insieme. Partiamo dal primo punto fondamentale che contraddistingue una canna da pesca: la lunghezza. Perché è importante scegliere una canna della giusta lunghezza? Quali sono i fattori che dobbiamo considerare per la scelta della lunghezza della nostra canna da pesca? Sono principalmente 4 punti. Andiamo a definire così la distanza di lancio, perché in tanti spot abbiamo necessità di arrivare molto lontano rispetto allo spot dove stiamo, perché magari i pesci si mantengono più lontano, per esempio, per tante altre motivazioni, per cui abbiamo bisogno di una canna della giusta lunghezza, quindi teoricamente più lunga, per riuscire a arrivare più lontano con le esche artificiali. È una questione di leva: più lunga è la nostra canna, più riusciamo a fare metri in pesca e riusciamo a fare un lancio più agevole. Anche se questa indicazione è parzialmente vera, perché è molto importante, allo stesso modo della lunghezza, anche il materiale di composizione della canna e la sua azione, quindi la risposta alla trazione, alla flessione. Un altro punto importante da considerare in merito alla lunghezza è la gestione delle esche artificiali. Per riassumere brevemente, una canna più lunga non ci facilita la vita in questo senso, perché non riusciamo a gestire le esche artificiali, soprattutto
parlando di esche da mare, quindi jerk, in modo agevole, una canna più corta, abbiamo subito la possibilità di far reagire l'esca con le classiche gercate con cui accompagniamo la nostra azione di pesca durante le fasi di recupero. Invece con una canna più lunga dobbiamo fare un movimento non di polso ma di braccio per far reagire l'esca in modo migliore, ecco, durante l'azione di nuoto, proprio per questa motivazione che vi dicevo prima. Per cui, ecco, più lunga è la canna, più difficoltà avremo nella gestione delle esche artificiali. Ovviamente dipende anche dal tipo, dal modello di esca artificiale che noi usiamo. Un'altra cosa importante da considerare sono le condizioni meteo marine. Per quanto riguarda il meteo, se c'è molto vento con una canna lunga faremo molto più fatica a stare in pesca, proprio per una questione fisica. Mentre per quanto riguarda le condizioni marine, con una canna lunga riusciamo meglio a sovrastare quello che è il frangente delle onde, soprattutto se siamo in pesca dalla spiaggia o in spot molto bassi, dove una canna lunga ci aiuta a superare il frangente e a stare meglio in pesca con le esche artificiali rispetto a una canna più corta, che ci può dare sempre il problema del filo in bando durante l'azione di recupero. Un altro importante fattore da considerare è lo spot di pesca in cui siamo. Se noi siamo in pesca da postazioni alte come i moli dei porti o scogliere alte sul livello del mare, è necessario un attrezzo più lungo proprio per facilitarci l'azione di pesca e non perdere gli ultimi metri di lancio, dove avremo magari la difficoltà ad avere il contatto con l'esca artificiale. In caso invece siamo in postazioni basse come pesca in foce dalla spiaggia o in porti con molli molto bassi, ecco, possiamo optare anche per una canna più corta. In questa prima parte del video abbiamo parlato di canne corte e canne più lunghe. Per canne corte io intendo canne della lunghezza di circa 7 piedi, che corrispondono in metri a circa 2,13 m, quindi una canna corta parte dai 6,6 m, 2,10 m, fino ai 7 piedi, 2,13 m. Per canne più lunghe, invece, per quanto riguarda la pesca spinning in mare, si intendono canne della lunghezza di 8 piedi, 8,6 m, 9 piedi, quindi per fare una valutazione in metri sono canne di 2,40 m, massimo 2,70 m. Quindi abbiamo indicato così il range minimo e il range massimo, quindi canne da 2,10 m fino a 2,70 m sono quelle ideali per la pesca spinning in mare. Un altro fattore importante da considerare nella scelta della nostra canna da pesca ideale è la potenza, ma la scelta della potenza deriva da quattro fattori principali: la grandezza delle esche artificiali che useremo, quindi il peso e anche la tipologia delle esche che utilizzeremo. Si parte più o meno dai 7-8 grammi fino ai 21-28 grammi di peso, questo è il range nella pesca a spinning in mare classica di media potenza. Molto importante anche considerare le prede a cui destiniamo la nostra azione di pesca e soprattutto la taglia delle prede. Per lo spinning in mare medio si va dal pesce di 1 kg più o meno fino a un massimo di 3-4 kg, perché questo è il range ideale nella grandezza. Oltre questa misura, questa taglia, dovremo optare per canne molto diverse da quello che è lo spinning medio a cui tutti destiniamo le nostre battute di pesca. Molto importante nella scelta della potenza della nostra canna da pesca anche le condizioni di mare in cui andremo a pesca. Quindi con il mare più calmo possiamo scegliere canne meno potenti, mentre con il mare formato, per forza di cosa, dovremo utilizzare esche artificiali più generose e per questo optare per canne più potenti. Un altro fattore importante da considerare è lo spot in cui andremo in pesca. Per esempio, se siamo in pesca in foce, dalla spiaggia o in scogliere basse, dove abbiamo la possibilità in modo agevole anche di salpare le prede una volta catturate, possiamo utilizzare canne di media potenza, non utilizzando magari guadini o raffi o altri accessori. Invece se siamo in pesca in postazioni alte,
dove magari non riusciamo ad arrivare con il guadino o con altri accessori per il salpaggio della preda, dobbiamo optare per canne più potenti. Dobbiamo alzare di peso il pesce una volta allamato e catturato. Quindi per ovvi motivi è molto importante anche conoscere lo spot dove andiamo a pesca per decidere la potenza della nostra canna da pesca. Un'altra importante considerazione da fare va in merito all'azione della nostra canna da pesca ideale. In questo schema vi mostro quelle che sono le 5 principali tipologie di azione. Si parte da quella slow, quella più lenta, più dolce, fino alle extra fast, che sono canne molto nervose, molto reattive. Per la pesca spinning in mare media opteremo per una canna media o medio fast. Questa canna ci permette di lanciare e gestire le esche artificiali con una buona facilità, non essendo una canna molto nervosa, molto pronta, molto reattiva, e allo stesso modo ci permette di contrastare adeguatamente dei pesci anche di mole importante, perché in tanti casi riservano una riserva di potenza da poter sfruttare all'occorrenza. Con le canne medie e le canne medie fast sono, ecco, da considerare anche per la pesca verso predatori che hanno un apparato boccale non molto osseo, che devono essere accompagnati magari nelle loro fughe, come ad esempio la spigola, che avendo un apparato boccale molto delicato, molto sensibile, con una canna troppo pronta, troppo reattiva, rischieremo di strappar via l'artificiale durante le delicate fasi del combattimento dopo lo strike. Con questa indicazione in line sulle nostre canne da pesca ci viene indicata dalla casa madre la tipologia, la caratteristica, il diametro dei fili che noi possiamo utilizzare accoppiati a questa canna, perché molto spesso vanno a influenzare quella che è la lellatura di cui è composta la canna. Ormai tutte le canne da spinning sono realizzate con anellature che permettono l'utilizzo dei trecciati, però ecco, per quanto riguarda l'utilizzo dei trecciati, noi possiamo anche scegliere il giusto libraggio da accoppiare a quella canna, e molto spesso questa indicazione viene appunto serigrafata sul fusto della nostra canna e parte dalle 10-12 libbre per arrivare ai 20, massimo 30 libbre, quindi atteniamoci in questo range di potenza per trovare l'attrezzo a noi ideale. L'elemento chiave da considerare nell'acquisto della nostra canna da pesca ideale è sicuramente la conoscenza dei materiali di cui è composta la nostra canna. Sicuramente la base più importante è quella del fusto, del grezzo, i materiali che compongono il nostro grezzo, quindi il carbonio e la percentuale di carbonio utilizzata sicuramente aumentano il prestigio e la sensibilità del nostro attrezzo durante la nostra azione di pesca, ma allo stesso modo importanti sono l'anellatura, la tipologia di pietra utilizzata nell'anellatura, il numero di anelli che compongono la canna. Allo stesso modo è importante conoscere la tipologia di portamulinello utilizzato, il manico e le finiture e i dettagli. Alcune di queste considerazioni sono di natura oggettiva, quindi dipendono proprio dal materiale di cui il grezzo, la canna è composta. Invece altre valutazioni in merito alla nostra scelta, al nostro acquisto, sono delle valutazioni soggettive, quindi dipendono anche dal nostro gusto nel preferire alcune caratteristiche più che altre, e parlo del colore della canna, della tipologia di manico splittato, singolo, del materiale, magari del portamulinello, che può essere in eva, può essere in sughero, può essere in plastica. Ecco, alcuni sono fattori che
possono essere delle scelte personali e quindi influiscono soggettivamente sulla nostra scelta. Come ultimo fattore che va a caratterizzare la nostra canna da pesca c'è sicuramente il costo. Il costo, ecco, può dipendere a sua volta da tre fattori principali. Il materiale costruttivo di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, la quantità, il numero di pezzi prodotti, quindi la produzione influisce sul costo finale all'utenza, e soprattutto la distribuzione, perché ecco, molti attrezzi sono realizzati in Giappone, per esempio quelli di altissima qualità, e quindi tutti i vari passaggi nella distribuzione, dalla casa madre al rappresentante europeo di importazione, alla distribuzione italiana, quindi fino al venditore, tutti questi passaggi di mano fanno in modo che la canna aumenti come costo, per cui ecco, questi qua sono i fattori principali che incidono sul costo del nostro attrezzo. Come anticipato nella parte introduttiva di questo video, ora vi parlo anche di quello che è l'attrezzo che sto utilizzando nelle mie ultime battute di pesca, e sto parlando della Favorite X1 Pro 762M. Questa è una canna che mi ha accompagnato in tante sessioni di pesca, in diverse condizioni meteo e marine e in diversi spot. Infatti l'ho utilizzata nella pesca dalla spiaggia, in foce, della pesca in scogliera, all'interno dei porti, l'ho utilizzata in alcune sessioni di pesca anche dal kayak, quindi da natante, ed è una canna ideale per le mie battute di pesca che sono rivolte principalmente a predatori di media taglia, quindi si parte da pesci di un chilo circa fino a pesci di 3 massimo 4 kg. Questo è il range per quanto riguarda le prede ideale. È una canna che può essere abbinata a mulinelli di taglia 3000 o 4000. Io in questo caso utilizzo un 4000 Daiwa. È una canna che riesce a gestire esche artificiali che vanno da circa 7-8 grammi fino a 20-25 grammi di peso, quindi riesce a gestire la stragrande maggioranza delle esche artificiali che vengono utilizzate nel sottocosta. Si tratta di una due pezzi, quindi è una canna molto facile da trasportare anche all'interno dell'auto, per esempio, oppure sugli scooter, oppure da avere sempre con sé nella propria barca. Si tratta di una canna dal grande rapporto qualità-prezzo, e infatti la trovate in tanti shop online ad un prezzo intorno alle 100 euro, quindi comunque è una canna molto accessibile come fascia di prezzo. La consiglio, diciamo, un po' a tutti per le grandi doti anche di sensibilità e di prontezza sia nel lancio delle esche artificiali, nella gestione, anche nelle fasi di ferrata. L'unica cosa che mi sento di dire è nell'annellatura. Infatti nell'utilizzo intensivo che io ne faccio da qualche tempo a questa parte ho notato dei piccoli segni di ossidazione e diciamo questo è un po' il tallone d'Achille di questo attrezzo, che comunque mi ha accompagnato e mi accompagnerà ancora in tante uscite di pesca. Cari amici, siamo alle fasi conclusive di questo nostro video, che spero vi sia piaciuto. Vi ricordo che sul canale Planet Spin Fishing di YouTube c'è una sezione riservata agli abbonati, dove la definizione della canna ideale per la nostra battuta di pesca per lo spinning in mare è maggiormente argomentata. Altre informazioni le trovate sul manuale, sulla guida di riferimento, sia in formato ebook che cartaceo, che trovate sullo shop Amazon. E per il momento è tutto. Lascio un saluto a tutti voi e mettete un like se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!